Sono con voi anche questa sera per dare voce alle vostre corrispondenze sentimentali giunte alla nostra casella di posta dedicata alle lettere. La prima di quelle che vi leggerò questa sera ce la scrive Rachele da Catania. Allora, vi prego di comprendere il mio dolore di fanciulla triste, in cerca di qualcosa a cui aggrapparsi per dimenticare il suo triste destino. Ho 19 anni, sono carina e mi piace sognare. Spesso sogno un bravo ragazzo che sappia comprendere e perdonare il mio peccato. Vorrei essere amata, sposarmi e avere dei bambini. Sarei la donna più felice del mondo. Ma nello stesso tempo ho paura. Abito nel centro della via principale del mio paese. Il mio paese è grande e bello, ma io però non conosco tutte le strade, perché non esco quasi mai di casa. Solo la domenica di sera vado al cinema con mio fratello celibe più grande di me. Spesso guardo il passeggio mentre silenziose lacrime senza speranza bagnano il mio viso. Vorrei tanto poter andare in passeggio e essere felice, ma non posso, troppa paura e vergogna. Avevo 12 anni quando un giovane più grande di me, approfittando della mia ingenua amicizia e minacciandomi, mi fece sua. Fu terribile per me, ne soffrii molto e mai potei dimenticare quel giorno. Io non ho mai detto niente ai miei genitori, dato che non avrebbero saputo comprendere né perdonare, ma da quel giorno mi sono chiusa nel mio dolore e nella mia solitudine, cercando di dimenticare. E ora con gli anni ho paura, e quel ragazzo abita ancora nel mio paese e ha raccontato tutto ai suoi amici, vantandosi di quello che era accaduto. Io l'ho perdonato perché non so odiare nessuno, ma non esco quasi mai di casa, perché ho paura che al mio passaggio qualcuno che sappia di quello che è successo possa indicarmi gli altri e io ne morirei di vergogna. I miei genitori credono che io sia di carattere chiuso e che per questo non esca quasi mai, dato che non immaginano niente. Qualche persona di mia conoscenza crede che io sia superba. Io non mi ribello, mi sento così triste e non posso immaginare quanta bontà in verità c'è nel mio cuore chiuso a ogni gioia della vita. So che nessun ragazzo, sapendo di quello che mi è capitato, vorrà sposarmi e spesso, quando cucino tutte le belle cose che ho imparato a cucinare, sognando un giorno di fare felice l'uomo che amerò, piango a lungo. Ma perché certe persone sono così malvagie ed egoiste e non pensano al male che fanno a noi povere donne senza perdono? Sono stata colpita nella mia giovane età, fatta di sogni puri e belli, di tutto questo ora non mi è rimasto che un gran vuoto. Vorrei farmi suora, dove almeno troverei un po' di pace e conforto nella preghiera. Ma sono minorenne e credo che i miei genitori me lo impedirebbero. Così non so che cosa fare. Mi piacerebbe scrivere, ho scritto diverse novelle e storie vere. Cari amici, sapete che cosa ho scoperto? Che nello scrivere e pensare ai personaggi, per qualche attimo dimentico il mio dolore. E quando ho finito di scrivere la prima novella, ho pianto calde lacrime e, strano caso, mi sentivo il cuore leggero e un po' di pace per qualche minuto è scesa in esso. Ma come fare? Io non conosco indirizzi di case di novelle e non ho la macchina da scrivere. L'altra lettera ce la scrive non troppo lontana da Catania, Enrica, che ci dice così. Dovete sapere che sono una ragazza diciottenne, bruna, non molto alta, ma un po' carina. E in me c'è qualcosa di più notevole, cioè la mia voce. Fin da piccola ho avuto sempre la passione per il canto, perché tutti dicono che ho una voce bella ed è un peccato che me la sciupi inutilmente. Ma dato che sono una casalinga, orfana di madre, col padre e due fratelli, loro mi proibiscono di diventare una cantante, come tanto desidero. In ogni modo, se col tempo dovessero cambiare idea, vorrei sapere da voi questo. A chi mi dovrei rivolgere? E credete che fra tanti cantanti che ci sono in Italia potrei diventarlo anch'io? Se per caso mi accettassero, credete che mi aiuterebbero a divenirlo, dato che io sono povera? Postscriptum. Da parte di un'amica vorrei sapere su quale giornale si trovano gli avvisi matrimoniali perché vuole sposare una persona non della Sicilia. E
Grazie Enrica e grazie Rachele per aver voluto condividere con voi queste lettere contenenti le vostre confidenze e le vostre corrispondenze sentimentali. Se anche tu che mi stai ascoltando questa sera desideri che io legga per te qualcosa che hai il piacere di condividere con noi, puoi farlo inviandoci una email all'indirizzo di posta appositamente dedicato, che è lettere.signorinabuonasera@gmail.com, e io sarò felicissima di farlo, perché è bello che qualcuno ti legga qualcosa. E come sempre vi auguro una meravigliosa serata e vi saluto aspettandovi la prossima volta.